Beh, comunque devo essere sincero, questi rigori d'altronde mi hanno aiutato pure un po' a livello psicologico, no? Perché quando ero un po' triste, al posto di piangere o di sbraitare, imitavo i rumori, ma più che altro imitavo le colonne sonore. Quando, ecco, ero l'unico a qualsiasi cosa che, qualsiasi cosa che mi succedeva. Ad esempio, mi lasciava la ragazza, io imitavo i film polizieschi, facevo proprio la colonna sonora. Canale 63, scusate, canale del televisore. Oppure imitavo i film western. Vi ricordate i film di una volta dove c'era la musica? Vento del Grand Canyon. Lì sul Grand Canyon c'era anche il coyote. C'era anche il coyote un po' strano. E poi il cowboy. Chiamava il cavallo e il cavallo lo chiamava con un fischietto, bastava fischiettare che arrivava questo cavallo come se fosse telecomandato da questo fischietto. Si sente? Sta arrivando? La carezza del corvo al cavallo. Stai fermo. Stai fermo. Sale sul cavallo. Parti! Arriva nella città Nevada City. Entra nel salone. Una birra. Là le birre si tirano, bisogna prendere la bocca. Una birra. Scusi, non me la tira più piano, devo scivolare. Il bancone è bagnato e un'altra birra. Ma sai, ci vuole semaforo per questa cazzo di birra. Un'altra, scusa, più piano. Vuole ancora birra? No, grazie, mi sto ubriacando, non me ne darò più. Sto chiamando un po' con me. Ah, comunque. Poi faceva anche film di fantascienza, eh. Chi è che non conosce Guerre Stellari? 20 anni fa Guerre Stellari, con la famosa spada laser. Pensate che il primo rumore della spada laser è stato fatto da un rumorista del cinema americano, eh. La spada laser, ecco, tutto il film di fantascienza.
E quella arriva le pie. Batti, bastardi. Vabbè, va